Ben ritrovati carissimi amici nel mio canale in questo mio nuovo video. Prima di partire con il contenuto, che vi ricordo è praticamente qualche immagine della partitella interna giocata tra la Juventus normale e la Juventus Next Gen, giusto per vedere un po' Pogba e Vlahovic come sono messi, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante per sostenere l'attività del canale, campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video. E aderendo al gruppo WhatsApp, inviando un'email a yodaj1897@gmail.com, indicando anche il vostro numero di cellulare, verrete inseriti in questa mini community, praticamente formata prevalentemente dagli iscritti del mio canale, dove poter andare a discutere in maniera diretta, senza appunto filtri di sorta, del calcio, della Juventus, di tutto quello che ne concerne anche attorno, ovviamente anche un po' dell'attività del canale. Mi raccomando, è importante. Queste erano le poche immagini che sono riuscito al momento a trovare per quanto riguarda questa sgambata, mettiamola così, tra la Juventus e la Juventus Next Gen di oggi pomeriggio, tra l'altro è terminata poco fa, giusto per dare la possibilità di testare Vlahovic e anche Pogba in virtù di quella che sarà la partita di domenica contro il Monza. Allora, sembra che siano insomma abbastanza in forma, ovviamente non hanno sicuramente il ritmo partita, in quanto praticamente Vlahovic è fermo mi pare dai mondiali, quindi si parla da novembre, e Pogba praticamente è un nuovo acquisto della Juventus. Abbiamo intravisto qualche diciamo spezzone di partita, non so se anche, non mi ricordo se l'ha fatta neanche tutta, nella primissima amichevole contro il Barcellona, poi da lì in poi non l'abbiamo più visto, quindi si tratterebbe una sorta di secondo esordio con la nostra maglia addosso. Vedremo se li porterà, vedremo se saranno convocati, se saranno disponibili. Probabilmente, secondo me, Allegri farà un po' come ha fatto con Chiesa, comincerà magari a farli giocare quei 10, 15, 20 minuti finali fino a farli magari arrivare a giocare un tempo e poi magari anche tutta la partita. Quindi andrà a centellinare un po' quelle che sono le forze, perlomeno per agevolare quello che è il recupero sostanzialmente. Ricorre praticamente quello che è l'anniversario della morte del grande presidente Gianni Agnelli, a cui va comunque il ricordo è sempre presente nella Juventus. Il nipote, quindi John Elkann, lo ricorda con molto affetto e ribadisce il concetto che la Juventus non vuole e non sarà ceduta ad altri, quindi non sarà venduta, cosa che ovviamente mi fa molto piacere. Inoltre, un'ulteriore notizia, praticamente la procura, quindi chi ne è federale, ha chiesto 30-40 giorni di rinvio per esaminare un po' le carte sulla manovra stipendi. Anche lì, vedremo, insomma, sinceramente la stanno anche un po' tirando per le lunghe, come hanno chiesto addirittura 6 mesi per poter valutare, giudicare quella che è l'operazione Osimhen con il Napoli. Con noi ci hanno messo praticamente un giorno di camera di consiglio più o meno per valutare tante plusvalenze, per valutarne invece una del Napoli ci impiegano, hanno chiesto una sorta di tempo ulteriore, quindi 6 mesi aggiuntivi per poter andare a arrivare a delle conclusioni. Guarda caso, cioè, sa pensare male si fa peccato, però come si dice spesso ci si azzecca, quasi in tempo per poter fare vincere in maniera del tutto tranquilla lo scudetto, cosa che sarà assolutamente. Io ho un mio pensiero sostanzialmente su quello che ci sta accadendo. Io sono convintissimo, assolutamente convinto, e lo sono sempre di più, che praticamente tutte queste nostre vicissitudini sono legate alla Superlega, a quella maledetta decisione che ha portato Andrea Agnelli a aderire a questo progetto insieme al Real, al Barça, inizialmente anche a tante altre squadre. Praticamente adesso già da allora Ceferin, UEFA e quant'altro hanno praticamente promesso di farcela pagare, e guarda caso, insomma, stiamo pagando, e anche abbastanza, ancora non è finita, vedremo come andrà a finire. Il problema è che siamo rimasti in 3 nella Superlega, quindi Barça, Real e Juventus.
In Spagna, la federazione spagnola si guarda bene da andare a vessare, andare a, praticamente a punire quelle che sono il Real e il Barça, anzi se li coccola, perché sanno che sono due superpotenze e sanno che la Liga praticamente si tiene per buona parte sopra queste squadre. Poi vabbè, c'è anche l'Atletico, ce ne sono altre di squadre, però Real e il Barça praticamente rappresentano quella che è la Liga. Invece in Italia praticamente abbiamo l'opposto, diamogli addosso, insomma va bene tutto, anche perché, come ribadisco, siamo delle tre la più sfigata, la più, diciamo, la sorella debole, quindi diamogli addosso. Io ho questa idea qua, ovviamente è una mia idea, però insomma mi pare che ci siano delle prove a supportare questa tesi. Vedremo come va a finire, vedremo, perché a me piace più il calcio giocato piuttosto che il calcio ai tribunali. Poi sarà quello che sarà, sarà Serie A, sarà penalizzazione, sarà anche la B, spero di no, però quello che so per certo è che comunque rimarremo sempre, costantemente, l'ossessione di molti, e dovranno sempre aver paura, perché ci hanno già provato nel 2006, hanno visto che poi ritornando abbiamo vinto 9 scudetti di fila. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante per sostenere il canale, per poter provare in quello tutto quello che è la sua attività, campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati i nuovi video, e mi raccomando l'adesione al gruppo WhatsApp, è un gruppo mini community che sta, tra virgolette, sviluppando sempre di più, nato insomma da qualche settimana, sta avendo insomma già dei buoni riscontri, e mi raccomando, è importante inviare le mail, come ho già detto nella promo di inizio video, a yodaj1897@gmail.com, indicare il vostro cellulare e verrete inserito, ovviamente se deve essere maggiorenne o quant'altro, comunque dare la vostra adesione, mi raccomando, è assolutamente importante e ci tengo in maniera particolare. Se questo fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, a maggior ragione oggi, forza Juve.